continua ad essere protagonista l'Arca, e da domani sera si inaugura un'altra mostra che parla di Teramo, dedicata a Teramo, fatta dai teramani, possiamo dire così. Io amo te. Beh certo, l'intento è soprattutto quello di celebrare i 10 anni dell'Arca. Forse sono più di 10 perché nacque nel 2011, però considerando il tempo di pandemia possiamo celebrarlo adesso. Lo celebriamo come? Attraverso 5 artisti che hanno esposto in queste sale, con delle personali importanti, più una giovanissima artista di 24 anni teramana, Giuditta Branconi, che in qualche modo segna un testimone di passaggio dal 2011, quando Giuseppe Stampone inaugurò con la sua personale questo spazio straordinario dell'arte contemporanea, e oggi vede il debutto di una giovanissima teramana, Giuditta Branconi. Amo te, quindi, chiaramente per assonanza amo Teramo, perché alcuni di questi straordinari artisti si sono formati nel territorio, hanno abitato nel territorio, abitano alcuni lo stesso territorio, quindi in qualche modo sono il frutto di una sensibilità che si forma e si in qualche modo ciba di quello che è il suo luogo di elezione, il suo luogo in cui vuole esprimere la sua vera identità. E allora è chiaro che è un messaggio dedicato a questo territorio, a Teramo, allo spazio dell'Arca. E la volontà di far condividere il più possibile la bellezza di queste opere con il territorio passa anche dalla scelta di pubblicare il catalogo online fruibile da tutti attraverso il sito. Sì, certo. Allora, in due occasioni abbiamo pensato che ci dovesse essere un sito della mostra dove poter rintracciare le biografie, dove poter rintracciare alcune opere degli autori che espongono, ma soprattutto anche che ci fosse un catalogo sfogliabile, quindi che tutti potessero usufruire della visione del catalogo, che ha una particolarità. Per celebrare l'Arca abbiamo voluto creare un volume eccentrico, cioè agli autori 6 abbiamo chiesto di utilizzare 24 pagine nelle quali loro raccontassero delle storie. Lo hanno fatto in maniera inusuale ed è, possiamo dire, un piccolo libro d'artista è venuto fuori. La cosa importante è perché è strettamente legata anche al filo conduttore dell'Arca. Non c'è un filo conduttore, ovvero ogni opera è un unicum, ogni opera è una visione, per cui abbiamo mescolato tutti gli autori insieme, vivono per le loro singole opere e non per la loro stessa identità, perché un messaggio che vogliamo far passare, ripreso dal grande filosofo Adorno, è che considerava lui l'amore, la capacità di vedere il simile nel dissimile, e questo ha una portata poetica, simbolica, umana, ma anche potremmo dire altamente politica. Nel generale, in un tempo così duro, riscoprire il nostro simile deve essere forse la forza più importante che ci guida.